Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, se avete un pollaio e siete sui social, avrete sicuramente visto la pubblicità di questa porta per pollaio. Io, come l'ho vista, l'ho acquistata, ho sbagliato, perché poi vi dico il perché. Sul prezzo ho sbagliato, perché l'ho trovata poi a meno, vabbè, questo è un altro discorso. Parliamo di circa 30 euro. Io l'ho preso direttamente dalla Cina perché sono furbo e l'ho pagato 37 dollari. Alla fine sono stato più fesso degli altri. Comunque, va bene, non è quello il problema, però ci tenevo a farvi vedere un attimino come funziona e soprattutto come è fatta questa porta per pollaio. Allora, tutta plastica. Innanzitutto partiamo dal presupposto che è tutta plastica. Questa è una maschera di plastica, adesso un paio di millimetri. Questa è la porta di plastica, leggermente più spessa, saranno 2,5 mm, veramente fa ridere. Qua ci sono le cornici in plastica anch'esse, le adesive, sette di viti e il cuore del sistema è questo. Ovviamente la scatola è in plastica, vi arriva senza batterie, queste le ho messe io adesso, pulsante di accensione, sensore crepuscolare, elettronica di controllo, motorino con l'ingranaggio che si aggancia sulla porta, vedete, eccolo qui, e che fa andare su e giù, insomma, la porta stessa. Allora, qualche considerazione. Io arrivo da una porta che ho pagato circa 150 euro, se non erro, 5 anni fa, 6 anni fa. Si è rotta ultimamente, la posso ancora aggiustare, ma è comunque tutta in metallo, è un'altra cosa. Questa costa 30 euro, insomma, è plastica. Anche vedete come è fermato qui il motorino, con della semplice colla a caldo. È molto semplice nella sua genialità. Ecco, diciamo che ne stanno vendendo tantissime, sia marchiate che non. La vedremo dopo montata sul pollaio. Ciò che mi fa specie un attimino, ciò che mi lascia qualche dubbio o qualche perplessità sulla robustezza di questo. Io questo alla prima occasione lo rifarò in alluminio perché ho idea che se una volpe è affamata e vuole entrare con questa plastica qui, due testate o due unghiate con le zampe e la sfonda. Questo è il mio parere, poi magari mi sbaglio, ma questo è quello che ci vendono per 30 euro. Qua ci sono le istruzioni e sono molto semplici. Una volta che si è deciso di mettere la porta, si fa la maschera, vedete, con la cornice, si ritaglia quattro viti e la porta è montata. È difficile farvi vedere il funzionamento qui sul tavolo perché la porta va da tutte le parti. Una volta che abbiamo incastrato gli ingranaggi dentro le prime 3-4 fessure, e una volta acceso, adesso vi faccio vedere cosa succede. Adesso il sensore ovviamente è spento perché l'interruttore è spento. Una volta acceso si accende, gira, vedete, è impostato per un tot di secondi, lui sa benissimo la lunghezza della porta qual è e quindi la regola di conseguenza. Ecco, partito, e allora lui chiude. Pensavo anche, mentre facevo questa piccola recensione, visto che farla in alluminio sarebbe la cosa migliore, però mi verrebbe difficile fare questa scanalatura qui, dove poi va a incastrarsi la ruota dentata, di rinforzarla semplicemente dietro o davanti, vediamo dove mi dà meno fastidio, con delle listelle di alluminio, in modo tale da farla un pochino più robusta. Potrebbe essere un'idea, questa potrebbe essere la prima trasformazione che faccio su questa porticina qui. Intanto vi dico solo che non mi ha entusiasmato per niente. Forse ho buttato via 30 euro, ma vediamo poi come si comporterà una volta che ho rinforzato la porta. Questa è la porta del mio pollaio, quella attuale, è un'altra cosa, eh? Però come vi dicevo lo pagai più di 150 euro. Adesso tolgo tutto, smonto, montiamo l'altra. Allora, il montaggio della nuova è molto semplice. Allora, va montata così. Le due bacchette vanno sotto, perché così danno lo spazio alla porta di scorrere. L'adesivo lo tolgo per dargli più stabilità e mi serve per fissare la porta. Allora, vedete, si fanno coincidere i fori. Ok. Adesso arrivano le curiose. Hanno appena finito di mangiare. Fisso la parte sotto perché sopra poi ci andrà questo. Userà gli stessi fori della cornice. Allora, il legno è sottile, comincia a scricchiolare. La cosa migliore sarebbe fare un foro di invito, cosa che vado a fare. Non avevo la punta da legno, uso quella da ferro, tanto da 2,5.
in quel punto, proprio in quel punto, ho trovato la vite di giunzione delle due tavole. Che fortuna, ragazzi! Mamma mia, oh. Allora, la porta non ha un verso, eh? Quindi da una parte all'altra va bene. Il fatto che abbiano messo il biadesivo è comodo perché la tiene un po' ferma sulla cornice. Mamma che casino che fate! Allora abbiamo un problema di fondo. In pratica, mi avvicino, questa finestra qui è più larga della porticina. La porticina dovrebbe scorrere sulle due pareti e quindi adesso dovrò fare un supporto, smontare tutto e ci rivediamo fra un po'. Eccoci qua, allora ci ho lavorato un'oretta perché ho dovuto ricostruire le cornici intorno, io non avevo più ovviamente, quindi ho dovuto recuperare un paio di pezzi di legno qui e un pezzo di legno come traversa che è la parte principale più importante se vi può essere utile per far funzionare bene questa porta, perché se questa porta di plastica non ha un supporto che la spinge verso il meccanismo dove c'è la ruota dentata salta i denti e questo non funziona, quindi se non avete la parte superiore, un pezzo di legno, un qualcosa, una cornice che vi tenga attaccata la porta di plastica al meccanismo, non funziona, ve lo dico subito. È la cosa principale che dovete fare se non ce l'avete, se dovete fare una modifica come ho fatto io. Allora, dicevo, un'oretta di lavoro, un paio di santi del paradiso. Ecco, adesso vi faccio vedere. Ora è aperta, eh? Il sensore non è qua, è qui dove c'è il simbolo. Quindi se io chiudo. Allora, nel frattempo ho azzerato il registro, quindi la vedete leggermente più alta adesso la porta. Questa è la sua massima apertura. Prima si era sbilanciata ed è venuta più su. Quindi allora, questa è la situazione di partenza. Chiudo. Perfetto. Ora è perfettamente chiusa e la porta arriva al bordo superiore. Ora apro. E rimane così. Lo scherzetto che mi ha fatto prima che accendessi la telecamera, non me ne sono accorto, ha dato un altro impulso, si è aperta ancora un po', quindi quando la chiudevo rimaneva qui, non va bene. Quindi una volta che la montate dovete fare il registro. Mi avvicino e vi faccio vedere. Ecco, il registro lì, esattamente lì dove c'è la fessura, è leggermente più sotto. Perfetto, rimane così. Ok, tiriamo le somme. Pregi, difetti. Pregi, costa poco. Basta. L'unico pregio che ha è questo. Difetti, è una struttura che secondo me non serve per ciò che è stata progettata. Plastica. Se questo dormitorio fosse in una zona aperta, non servirebbe a nulla. Io qui, ok, sono dentro il recinto, va bene, una cosa in più. Oppure se avete dei cani a guardia del pollaio, perfetto, una cosa in più. Ma se vi affidate soltanto a questo per proteggere le vostre galline di notte, secondo me non va bene. Secondo me bisogna rivolgersi ad altri prodotti, un pochino più professionali. È bello, è comodo, è semplice, non c'è nessuna programmazione. Però secondo me è insufficiente per proteggerlo dalle volpi soprattutto e dalle faine. Ragazzi, questa è plastichetta da 2 mm, non risolviamo niente. Lo ricomprerei? No, sicuramente no. È stata una curiosità che ho avuto. Pensavo che questo fosse in lamierino, probabilmente non ho letto bene io la scheda tecnica. Non l'avrei comprato se avessi saputo che era di plastica. Ora devo vedere, ma a questo punto mi viene difficile. Probabilmente rinforzarlo sul retro. Ecco, magari se si rinforza con un foglio di alluminio, con delle piastre di alluminio o di lamierino, ecco, forse qualcosa in più fa, ma così come adesso non va bene. Bene, dai, siamo arrivati alla fine, spero di avervi fatto risparmiare un po' di soldi. Se proprio poi volete vedere le caratteristiche tecniche, vi lascio un paio di link qua sotto su Amazon, andate a vedere il prodotto, costa intorno ai 30 euro come vi dicevo. Se vi è piaciuto questo genere di video con questi test, ditemelo, magari scrivetemelo nei commenti perché ne farò altri, vorrei cominciare a recensire un po' di prodotti che riguardano la campagna e il pollaio, insomma, così che vi possano venire utili ed evitare di fare acquisti sbagliati come questo. Sì, è molto pittoresco, ma non serve a nulla. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi è piaciuto mettetelo in giù, va bene lo stesso. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati, poi cliccate sulla campanella così vi arrivano le notifiche di quando pubblico un nuovo video. Vi saluto
ci vediamo giovedì prossimo.